Ciao a tutte, buongiorno, bentornate, benvenute nel secondo giorno di Week in Outfit. Quest'oggi parlerò di meno di ieri, perché ieri ho veramente esagerato e anche perché sono un pochino in ritardo, perché praticamente ora è tipo mezzogiorno, l'una, una cosa del genere, devo mangiare di corsa perché poi subito dopo pranzo ho un appuntamento. Non è proprio di lavoro, cioè è riferito al canale, a YouTube eccetera, non è un colloquio di lavoro, quindi non sono vestita serissima. Ho cercato di creare un mix fra la sciallissima SB, la SB un po' stilosa e la SB un po' seria anche. Alla fine è venuto fuori quello che vedrete, di cui sono molto contenta. Allora, partiamo dagli accessori. Vedrete una giacca, i jeans chiari, questa maglietta grigia. Ho deciso di abbinare tutti gli accessori argento. Questo set di anelli argento, naturalmente trovate tutti i prodotti nell'info box se vi interessa. E poi queste campane qui liscissime, comunque accessori molto lisci, infatti abbinato come al solito quando abbino accessori diciamo molto basic. La mia croce è questa qui argento di acciaio, liscissima, appunto vecchissima. Vedrete che in questo outfit ci sono i contrasti fra lo sdrucito, diciamo, e l'elegante. Come borsa ho abbinato questa molto simile Chanel, comunque è su quella linea lì. E ho anche attaccato il poponzio bianco, finalmente è tornato abbastanza freddo per indossare senza effetto i poponzi. Sono molto molto contenta. Ho deciso oggi di abbinare anche questi occhiali qui. Li ho presi da Zaful, questi occhiali, proprio per usare così, come un ulteriore accessorio. Sono questi occhiali super giga, con questo leopardato molto molto chiaro che dà sul fondo beige, riprendono un po' il colore del poponzio. Anche questi cosi in testa. Come vedete, questo outfit è composto sui contrasti perché ho abbinato questa giacca nera, che è una giacca simmetrica, molto maschile come taglio, anche la spallina rigida allargata, quindi diciamo che squadra un po' le spalle. È una giacca comunque liscissima che è resa un po' particolare da questo taglio asimmetrico, come vedete per esempio qua al collo e qua non ce l'ha, insomma. Questa qua, sotto ho stratificato un cardigan perché comunque fa piuttosto parecchio freddo qui a Milano, e poi sotto ho abbinato invece questa t-shirt grigia, stinta, e ha anche la particolarità di essere tutta forellata, come se fosse mangiata dalle tarme, quindi questo è in forte contrasto lo stile di questa maglietta con lo stile della giacca, che invece è bella ingessata, dritta, seria, eccetera. La maglietta si abbina ai pantaloni, che ora vedrete, e la giacca si abbina invece alle scarpe e alla borsa. Sotto invece ho messo questi jeans, che sono questi jeans chiari, crop sul fondo con questo taglio asimmetrico, anche questi veramente tanto casual, un po' sdruciti, che richiamano un po' lo stile della maglietta, mentre ai piedi, per richiamare invece lo stile della giacca, ho abbinato questi mocassini, queste nappe con queste frangine che mi piacciono veramente tantissimo. Il mocassino, come la giacca e anche la borsa con la nappina, fanno contrasto con la parte diciamo sdrucita dell'outfit.